Ciao, buongiorno. Oggi primo video perlinoso in collaborazione con il sito Bitpark. Bene, vi faccio vedere i materiali che ci occorrono. È un modulino semplicissimo, adatto anche alle principianti. Allora, abbiamo bisogno di, per ogni modulino, di un rivoli da 14 mm. Poi abbiamo bisogno di una perla da 10 mm. Queste sono quelle in corniola prese sul sito. Quindi questo è il codice. Poi abbiamo bisogno di due perle da 8 mm e queste sono sempre le perle di corniola che ho preso sul sito, sono da 8 mm. Poi abbiamo bisogno di un chiodino, questi sono con la testa a pallina e sono di ottone e questo è il codice, sono 20 grammi. Poi abbiamo bisogno di monachelle o perni, questa è quella in acciaio chirurgico, quindi acciaio 316 e vi lascerò il link anche di queste. Poi abbiamo bisogno di un anellino, io questi me li faccio da sola e quindi andrò ad utilizzare a tagliare uno di questo. Poi filo Fireline 015, finalmente è finito il nanofil, quindi torniamo al Fireline. Poi abbiamo bisogno di rocaille, allora le 80 della Miyuki, queste sempre prese sul sito Bitpark, sono 10 grammi e sono le Duracoat Galvanized Muscat. Poi abbiamo bisogno di 15-0, queste sono sempre le Duracoat Galvanized Muscat e sto utilizzando due colorazioni di 11.0. Io vi faccio vedere i colori che utilizzo io, così se volete farli uguali ai miei, sapete già che colorazioni ho utilizzato. Allora, queste sono della Toho e sono le, Permanent Finish Galvanized Saffron. Mentre queste qui sono sempre della Miyuki. Vi faccio vedere il nome e questo è il codice. Ok, queste le ho prese su Hobby Perline. Per prima cosa, prendo il chiodino con la testa a pallina. Aspettate, mi avvicino un po' di più. Ecco qui. Quindi inserisco la perla da 10 mm e vado a fare il mio nodino ad orefice. La perla è pronta, quindi la lasciamo da parte perché ci servirà all'ultimo. Adesso dobbiamo, incastonare il nostro rivoli. E come vedete ho già inserito 20 rocaille 80 della Miyuki sul filo. Rientro in tutte le mie perline, chiudo a cerchio, io faccio sempre 2-3 nodini, tiro bene il filo e faccio anche un giro a vuoto. Bene, io faccio questi passaggi, ci vediamo per andare a lavorare a peyote insieme. Iniziamo a lavorare a peyote, quindi ho preso una 80 sul mio ago. Sto uscendo da questa 80, salto questa centrale e mi inserisco in questa successiva. E così continuo fino ad arrivare alla fine del giro. Finito il primo giro, iniziamo il secondo giro, quindi una rocaille 80 e mi inserisco nella rocaille 80 successiva. Facciamo così fino alla fine del giro. Finito anche il secondo giro, iniziamo il terzo, perciò prendiamo sempre una rocaille 80 e ci inseriamo nella rocaille 80 seguente e continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Finito anche il terzo giro, prendo il mio rivoli, lo posiziono a faccia in giù e tiro il mio filo. Adesso vado a fare due giri con le rocaille 110 e io ho messo queste qui in colorazione saffron, quindi esco da questa 80, prendo una rocaille 110 e mi inserisco nella 80 successiva. Continuo in questo modo fino alla fine del giro. Tiriamo bene il nostro filo e adesso andiamo a fare il secondo giro sempre con le 110 saffron, una rocaille 110
Usciamo da questa 11 e ci inseriamo nella 11.0 successiva. Facciamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Finito anche il secondo giro di 11.0 Saffron. Adesso andiamo a fare un giro con le Rocaille 15.0 e queste sono sempre le Muscat. Quindi esco da questa 11, mi inserisco nella 11.0 successiva. Finiamo di inserire tutte le rocaille 15.0, facciamo un giro vuoto per rinforzare tutte le perline, dopodiché camminiamo lateralmente attraverso le nostre perline e ci portiamo sulla parte davanti della nostra incastonatura. Eccomi qua, mi sono portata sulla parte davanti della mia incastonatura e anche qui andiamo a fare un giro con le rocaille 15.0, quindi questa è sempre la 15.0 Muscat. Sto uscendo da questa 8.0, mi inserisco nella 8.0 successiva. Quindi tiro e posiziono la mia 15.0, quindi inseriamo tutte le nostre rocaille 15.0, poi facciamo anche un giro vuoto per rinforzare la lavorazione e poi andiamo avanti con il tutorial. Ho inserito tutte le mie rocaille 15.0 e adesso sono risalita e vedete sto uscendo dalla seconda rocaille 8.0, quindi 1 e 2. Qui andiamo a prendere 3 rocaille 11.0 sempre in colorazione saffron e ci inseriamo nella 8.0 successiva. Quindi andiamo a fare un giro di picot. Di nuovo 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella 8.0 successiva. Bene, finiamo questo giro e poi andiamo avanti. Sto inserendo le ultime 3 di questo giro, quindi finito questo giro, adesso ci spostiamo nella terza rocaille 8.0 e qui andiamo a posizionare 5 rocaille 11.0. Quindi mi inserisco nella 8.0 successiva e faccio così fino alla fine del giro. Finito questo giro, adesso ci spostiamo nella quarta rocaille 8.0. Questa volta allarghiamo ancora di più la superficie da lavorare. Allora, iniziamo subito a posizionare la prima perla di corniola. Allora, vado a prendere una rocaille 15.0. Inserisco la mia perla adesso prendo 3 rocaille saffron quindi sposto tutto vicino alla perla bene bene rientro nella perla questo modo prendo un'altra rocaille 15.0 e mi inserisco nella 8.0 successiva tiro per bene perfetto vedete devo far stare le 15.0 vicino alla mia perla adesso iniziamo un nuovo giro di picot. Questa volta inserendo 5 rocaille 11.0 sempre in colorazione saffron. Quindi mi inserisco nella 8.0 successiva, inserisco il secondo picot, terzo picot e quarto picot. Ecco qui. Adesso posizioniamo l'altra perla di corniola, sempre allo stesso identico modo. Quindi una rocaille 15.0,
Ci inseriamo nel foro della perla di corniola, la portiamo vicino alla lavorazione, prendiamo 3 rocaille saffron, mi reinserisco nella perla e prendo l'altra rocaille 15-0 e mi inserisco nella 8-0. Seguente, tiro per bene e adesso andiamo a inserire gli altri 4 picocchi. Inseriamo sempre 5 rocaille 11-0, mi inserisco nella 8-0 successiva, in questo modo, tiro, posiziono. Finisco di inserire gli altri 3 picot che mi servono per completare il giro. A tra poco. Adesso dobbiamo risalire nella perla, quindi passiamo attraverso la 15-0 e ci portiamo a sbucare dalla rocaille centrale. Sto uscendo dalla rocaille centrale e come vedete ho già inserito sul mio ago 6 rocaille 15-0. Quindi rientro nella mia rocaille 11-0 e ho creato la prima asolina. Adesso faccio 1 o 2 giri di rinforzo, poi riscendo, cammino attraverso le mie perline e mi porterò a sbucare da questa 11-0 perché andremo a realizzare una asolina anche qui, sempre con 6 rocaille 15-0. Eccomi qui, sto uscendo dalla mia 11-0, ho già inserito le 6 rocaille 15-0 e rientro quindi nella mia rocaille 11-0. Devo soltanto rinforzare la mia asolina, poi riscendo, passo attraverso le mie perline, attraverso la mia lavorazione, in questo modo rinforzo ancora un pochino e blocco il filo. Poi lo vado a tagliare e finiamo di montare insieme questo semplicissimo modulino. Bene, questo è l'orecchino ultimato e con questo modulino potete realizzare anche il centrale di un bracciale, potete utilizzarlo come elemento per collana, quindi magari mettete sotto le perle più grandi, quelle da 10 mm, insomma potete fare quello che volete con questo semplicissimo modulino. Che però a me piace, cioè è particolare, nella sua semplicità è veramente particolare. Come vedete, abbiamo solamente rocaille e le perle di corniola. Quindi abbiamo due perle da 8 mm e una perla da 10 mm. Quindi per questo motivo non ho aggiunto né super duo né altri tipi di perline. Quindi un qualcosa di semplice, abbiamo lavorato su una superficie un pochino più ampia, quindi siamo partiti dalla seconda rocaille in diagonale, poi la terza e poi la quarta. Quindi io adoro l'incastonatura con le 8-0 proprio per questo motivo, perché abbiamo una superficie molto più ampia su cui poter lavorare e quindi ottenere anche una creazione in 3D. Bene, io con questo semplicissimo modulino, ripeto, adatto anche alle principianti, ho terminato. Fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate. E ovviamente anche l'abbinamento delle rocaille a me piace tantissimo, siamo veramente sui toni caldi e insomma fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, io vi lascio tutti i link nell'info box, il link del sito Pitpart e il mio codice sconto. Vi ricordo che se non siete iscritte o iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per tutti i video e se vi fa piacere lasciate un like per supportare il mio lavoro. Io vi saluto, vi mando un mega bacione perlinoso, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il secondo tutorial in collaborazione con il sito Bitpark.